Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast, io sono BlackForces, vi porto un PvP, finalmente usciamo un attimino da questa globalizzazione degli Zerg. Quindi colgo l'occasione per salutare Kushniz, Urvan, gli altri ragazzi dell'Academy. E adesso direi che ci sarà un periodo nel quale vedrete più replay dei pro. Ovviamente continuerò a castare anche i replay dei ragazzi dell'Academy e a fare... Ovviamente ci sarò sempre su StarCraft, qualora, ecco, la scuola e gli impegni extrascolastici, sport, ragazze, eccetera, non mi lasciano del tempo, ecco, anche per vivere. Approfitterò di questo tempo sia per giocare che per, ovviamente, se mi vedete su StarCraft, continuare il programma di allenamento. Questi sono i VCS europei, casterò i VCS europei, quelli americani non so, e il GSL sicuramente. Siamo nel row 8 e direi di castare 1-2 game, poi vedremo per ogni match, per ogni partita fra due giocatori, e poi magari ecco sulla final magari fare un discorso più approfondito, quindi andare a castare un maggior numero di replay. Vediamo qui PvP. Un mirror match molto aggressivo, non si vede molto spesso, ecco, prendere base di espansione, ma anzi aperture con il gas, aperture gas intensive, sia perché i protoss necessitano di molto gas per avviare le loro tech, sia perché gli all-in di inizio partita, o comunque le pressure, ecco, meglio dire, all'inizio partita sono veramente veramente molto efficaci e il metagame non è tantissimo evoluto in questo senso. Parte una sondina da scout di Stardust, i due concorrenti sono il Proto Stardust, mi ero dimenticato di fare le presentazioni, e il Kabajing, ricordo di TGS, il Proto Stardust e il Proto First. Vediamo un attimino, parte anche una sonda di First ad andare a scoutare la situazione. Stardust ovviamente Protoss molto più conosciuto, e mentre First un Protoss del quale non ho sentito parlare nella mia vita su StarCraft, ma se a questo livello significa che comunque qualcosa sa fare, oppure solo un Protosimba. E vabbè, a parte queste whinate sui Protoss, vediamo un po'. Stardust apre con uno Stalker, quindi ha preso i gas, ha fatto il gate, il centro cibernetico che sta ricercando il warp, e ha avviato la produzione di uno Stalker. Qui ci sono due sonde su tre in un simulatore, non so se è un errore oppure è proprio da build. Vediamo il suo avversario. Il suo avversario ha preso tutti e due gli assimilatori con tutte le sonde possibili, 3 su 3, quindi ha fatto 2 gate, il centro cibernetico e lo Stargate, e questo qui anche si può ben capire che è un all-in comunque. Qui il Stardust è andato un attimino sul play bloccato, 16 sonde per lui alla fine di queste due produzioni, il suo avversario 16 sonde e si è fermato di produrre, quindi non vogliono andare ad espandersi credo, ma vogliono finire la partita nel più breve tempo possibile. Vediamo un attimino qui quanti gate ci sono 3 gate, fabbrica robotica, 3 gate robo. Vediamo un po' lo scout dei due giocatori. Stardust ha scoutato soltanto il centro cibernetico e il gate, addirittura un altro gate in produzione, quindi Trigate Stargate all-in, mentre vediamo un po' il First ha scoutato gate, centro cibernetico, gas, ok, quindi i due giocatori non sanno le tech più avanzate del loro avversario. Addirittura qui Stardust si va ad espandere, verso i 6 minuti si è andato ad espandere, uno Stalker, bellissima posizione di questo Stalker perché è comunque in una zona difensiva perché è dentro la sua metà di mappa, ma può dare un presegnale a Stardust qualora First si avvicini col suo manipolo di unità pronto per attaccare, ma sta uscendo un bellissimo Oracle. Tra l'altro notare questi due Stalker molto ben posizionati per coprire a loro volta un Oracle avversario. Adesso che è partito l'Oracle vengono richiamate le truppe e si andrà ad attaccare. Un'allucinazione di Stardust che serviva per scoutare,
Ecco, diciamo che l'Oracle comunque contro Stalker ha vita molto breve, credo basti uno Stalker per abbattere un Oracle. Oracle che comunque è un'unità fondamentale se micrata bene, perché può fornire map control, dare una pressure esagerata sulle sonde del proprio avversario. Adesso qui Stardust addirittura si è preso una seconda, quindi ci sono due obiettivi per questo Oracle e non ci sono così tanti Stalker a difendere, anche se è bellissima questa warpata che difende benissimo le sonde. Ci sono tre Stalker, ma c'è un immortale, quell'immortale che può fare la differenza da solo praticamente. Anche un Observer per Stardust e un Observer per First, quindi anche First è andato a ricercare la sua fabbrica robotica dalla quale produrre immortale. Ora un attimino di supply block per First, che è andato a mettere giù anche la sua forza, prende la sua seconda base ormai ultimata. Vantaggio in macro nettamente dalla parte di Stardust, vantaggio in tezza ovviamente dalla parte di First. Vediamo qui cosa decide di fare Stardust, butta giù anche lui una forza. First ricerca subito il più uno per l'attacco delle unità Protoss e produzione di Observer per i due giocatori. C'è un Observer difensivo per First, mentre due Observer offensivi per Stardust. Vediamo se un altro terrà dentro la base, quello che è uscito, esatto, lo tiene dentro la base. Questo Oracle non può fare granché, ecco, la prima linea minerale difesa da due Stalker e due Sentry, la seconda linea minerale difesa da due Stalker e il Mothership Core, che può fare in qualsiasi momento Photon Overcharge sul Nexus e spassare via questo Oracle. Addirittura questa è un'ottima occasione per distruggere questo Oracle. Se ci fosse stato il sovraccarico attivo sarebbe morto, però c'è anche un'avanzata di 3 Stalker e di 2, credo siano uno di First e uno di Stardust, quindi bellissimo. First ha messo il move del suo osservatore su quello di Stardust, giocata bellissima. Addirittura quello di Stardust ora verrà eliminato. Se andiamo a vedere un attimino le unità, Stardust ha un osservatore e First ha un osservatore. Vediamo se Stardust andrà a cercare di produrre un altro Observer. Non mi sembra il caso. Ricerca per il potenziamento anche per Stardust del più 1 per le armi, quindi per l'attacco, ma finirà prima quello di First, che sta andando a ricercare il laboratorio robotico, sta andando a creare il laboratorio robotico per fare colossi, mentre Stardust si sta buttando sulla Tech ad HT, che dovrebbe essere qua, scoutata da First con le sue col suo Oracle e la sua allucinazione. Più un Observer in base in questo momento di Stardust da parte di First, che gli fa scoutare qualsiasi cosa. Arriva un drop di immortali, attenzione, drop di immortali probabilmente per pulire la linea mineraria dagli Stalker. Fuori gli Stalker si può partire con un'offensiva pesante con gli Oracle che ora sta stazionando in questa zona. Bellissima la giocata prima di First col suo Elevator Immortal. Parte un Observer di Stardust, quindi probabilmente o quello iniziale o se l'hai ricreato. Visione agli immortali piazzati sotto con il prisma piazzato sopra, e gli immortali con il loro range riescono a sparare da sotto a sopra in realtà agli Stalker, che hanno un range minore di quello degli immortali, credo 6 contro no, 6 contro 6, stesso range. Ok, 6 contro 6, stesso range. E quindi ne riescono a sparare sia gli immortali che gli Stalker, ma ovviamente gli immortali counterano gli Stalker. Si continua il warp, il supply è pari, identico il supply praticamente. L'offensiva dei due giocatori non è in mano a nessuno dei due giocatori, dicevo, c'è questo Oracle di First che comunque può sempre veramente fare male. Attenzione qui perché Stardust si è scoperto, ha però questo HT che può andare a togliere la vita a questo Oracle grazie a un feedback che ha cavato molta vita all'Oracle più l'energia, quindi rendendolo inutile. Anche se non l'ha ucciso, comunque l'ha reso inutile, perché ci vuole dell'energia per attivare il raggio Pulsar, quel raggio che miete 2000 sonde al secondo. Ora Stardust sta buttando giù queste rocce, parte un'altra allucinazione, quindi doppia, un'allucinazione per First e una per Stardust, un map control dei giocatori perfetto, un prisma ora che è vuoto, quindi servirà soltanto per evocare dentro la base di Stardust questo angolino che non è protetto. Stardust richiama le sue unità in base, quindi probabilmente ha scoutato quel prisma in qualche modo, probabilmente o con l'allucinazione oppure con un Observer.
Vediamo un attimino i potenziamenti. Sta finendo il più 2 per l'attacco di First, il più 2 per l'attacco di Stardust, che sta recuperando in upgrade il suo avversario. È comunque leggermente avanti, credo. Esatto, First, però ora il suo lasso temporale nel quale poteva fare danni si è notevolmente diminuito. È notevolmente diminuito. Qui doppia Rush per First con un Oracle che va in seconda e un Prisma dimensionale che va in prima. L'Oracle non viene ucciso, attenzione, riesce a fare dei danni. Ora l'esercito del Protoss è costretto a spezzarsi. Gli Zeloti in base combattono con gli Zeloti di Stardust. Questo Prisma, attenzione, vediamo se va giù. Sì, il Prisma va giù. Brutta perdita questa per First, che non ha fatto, mi sembra, neanche tanti danni. Esatto, le sonde sono lo stesso numero di prima, se non aumentate durante la produzione. Terza base per Stardust, terza base per First. Quella di Stardust è un pochettino più avanti, riesce a scoutare Stardust alla terza base di First. Credo che non sappia che Stardust ha una terza base, esattamente lo scoprirà però in questo momento, perché c'era quell'Oracle che si era salvato precedentemente, che ora può andare a fare qualche kill, magari questa sonda, no? Dice di andare direttamente al pezzo grosso. Attenzione al feedback dell'HT, che toglie di nuovo tutta l'energia all'Oracle. Quest'Oracle sta servendo solo da scout, è riuscito a ferire la terza base del giocatore Stardust. Qui vediamo se sarà un base trade o un base rush. Difficile nel PvP, dato che gli observer a centro mappa riescono comunque a garantire ottima visuale dei giocatori. Due giocatori che non vogliono andare per un base trade barra base rush, ma vogliono andare accostare gli uni contro gli altri. Immortali direi ottimi contro colossi. Bellissimo ingaggio da parte di First. Peggiore quello per Stardust, che vede precipitare i suoi supply notevolmente. Come si chiamano? Arconti, ecco, non hanno fatto grande male. Ci sono di fuori tutti e quattro i colossi per First, che vince la partita. GG da parte di Stardust. First ha vinto la partita con la Tez praticamente, perché Stardust non aveva la counter ai colossi. E non, do dopo una partita votata all'attacco praticamente, anche se qui vediamo se c'era un drop di Stardust in base di First, dopo una partita passata all'attacco è riuscito con il vantaggio di Tez a battere il giocatore Stardust. Giocatore che io credevo fosse più forte di lui. Quindi veramente un bel GG a First. Un bel ZLKF a tutti voi che mi seguite. Vi ricordo di mettere mi piace, commentare e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Noi ci vediamo con il prossimo cast. Ciao a tutti ragazzi.